Ehi, visitatore! Quei luridi ladruncoli nelle Splinterlands non avranno apprezzato per niente le tue recenti buone azioni. Torneranno e cercheranno di rubare ancora più parti, se possibile. Io me la cavo con un coltello, ma quello che ci aspetta richiederà una potenza di fuoco un po' superiore. Credo sia ora di svegliare Bessie. Bessie? La nostra bambina, per così dire. Mettiamola così, io e Mami, abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Bessie contiene sia gli uni che gli altri. Forza, visitatore! Accendila! Oh, papi! Lo sai che Bessie è schizzinosa? Gli osservatori del suo livello logico richiedono una miscela molto precisa di carburante. Hai ragione. Bene, non devi fare altro che aprire le valvole nell'ordine giusto. Forza! Il flusso di cobalto colloidale è attivo. La prossima valvola è dall'altra parte. La vedi? E sono costretta a rifiutare i tuoi inviti, per quanto sensuali e provocanti. È troppo pericoloso per entrambi. Voglio inoltre ringraziarti della splendida macchina da guerra che mi hai regalato. La terrò per sempre nel mio garage. Mi hai rubato il cuore, Big Donny. Me l'hai rubato e non me lo vuoi restituire. Ma adesso devo proprio riprenderlo, capisci? Non ho scelta. Ogni volta che guiderò quella macchina, sarà come se stessi cavalcando te. Quella è la salamoia quantica. La prossima sarà un po' stretta, tesoro. Dovrai darle una bottarella. Fuoco. L'ultima valvola è in cima.
Ciliegia sgasata. Bessie è pronta a partire. Sali sul tetto e accendila. Bessie, tesoro, è ora di svegliarsi. Appena in tempo, direi. I demoni sono usciti dall'inferno e bussano alla nostra porta. Vai con Bessie a chiedere se ci lasciano gentilmente in pace, tesoro. Ti squarteremo per... Cazzo! Riceviamo sono quelli che vogliamo. Finché resteremo uniti come una famiglia, la fattoria sarà al sicuro. Vieni a trovarci sotto il portico. Compra un mod per il mercenario di classe. Non preferisci un buono acquisto? Medicine del dottor Zed. Chi non compra muore. La nostra umile proprietà è salva e ben rifornita. E lo dobbiamo interamente a te. Non avresti dovuto fare tutto quello che hai fatto per noi, ma io, Papi e Bessie, te ne siamo davvero grati. Per te la nostra porta sarà sempre aperta.